Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile. Faremo poi il punto dei vari campionati. Conosceremo questa sera un'altra rappresentanza dei giovanissimi nazionali dell'Arezzo. Intanto vado a presentare, ritorna con noi Andrea Tuzzi. Buonasera Andrea per Unione Sportiva Arezzo e grazie al vicepresidente dell'Arezzo Calcio Femminile Massimo Tucci. Buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera e ben tornato. E poi salutiamo Claudio Bux, Daniele Sestini e Leonardo Verdelli, che sono appunto tre rappresentanti questa sera dei giovanissimi nazionali. Li andremo a conoscere tra poco, che diciamo, è l'unica squadra giovanile, almeno dei tre principali campionati, che non ha perso. Quindi comunque bravi, anzi hanno anche quasi, meritavano anche di vincere, da quello che ho saputo, no? Quindi sentiremo tra poco come è andata. Partiamo però, andiamo in ordine di campionati e partiamo dall'Arezzo Calcio Femminile. Dopo questa sosta abbastanza lunga, no, che c'era stata dopo le prime 2 giornate, è arrivata la trasferta in casa della Federazione Sammarinese. Purtroppo è arrivata una sconfitta. Ecco, che cosa si può dire? In effetti si sperava un po' di più, si sperava da questo incontro. Invece all'ultimo risultato è proprio negativo, diciamo, un 3-1 netto che insomma ci ha demoralizzato un po', anche perché nel primo tempo li abbiamo sovrastati in tutti i settori del campo, ci mancava solo il gol. Nel secondo tempo si aspettava la nostra di realizzare il gol partita, invece dopo 3 minuti sono andati in vantaggio e ci siamo un po' disuniti. La squadra ancora magari non è proprio pronta al 100%, come ha detto anche la Mister Tess, che saremo più pronti nel mese di dicembre, con i vari passaggi, i vari insegnamenti che lei o schemi che ha portato alla squadra. Qualcosa ci manca, lavoreremo anche per questi settori. Ci manca un paio di giocatori, ci mancano, insomma, ecco. Vedevo anche che questa Federazione Sammarinese era una squadra neopromossa, no? Sì. Come l'Arezzo. Avevamo fatto vedere delle immagini proprio in vista di questa partita e comunque, malgrado avessero perso, mi pare sempre col Vittorio, forse col Padova, Col forse col Padova. Padova, avevano perso col Padova, però abbiamo visto, insomma, anche fisicamente non erano messe No, male, no? assolutamente, fisicamente. Sono squadre queste. Noi si ritrova alla Serie B dopo qualche anno, ma adesso sono proprio squadre formate da persone, da ragazzi fisicamente piazzate, alte, robuste, e noi con la nostra gioventù un po' ci andiamo a sbattere. Loro hanno due punte veramente che realizzano quello che gli capita, non è che sprecano nemmeno una palla. Questo gioco lungo a noi non ci piace come fanno queste altre squadre, però palla avanti, camminare col lancio lungo vanno nella nostra tre quarti, ci mettono in difficoltà. Noi magari siamo belli da vedere, però non concretizziamo. Ecco, Questo. infatti, ma nella testa già nella precedente partita, lo 0-0, no, in Sì. casa, aveva sottolineato nelle interviste questo, no, che c'era molto da lavorare proprio sulla Sulla finalizzazione. finalizzazione Ecco. ci intasiamo, ecco. Poi si difendono in 5, in 6 queste altre squadre, senz'altro badano più al risultato, non guardano all'estetica o se la ragazza si divertono o meno, proprio tirano al risultato pieno. Quindi no, per ora noi lì dobbiamo un pochino maturare, essere magari più cattivi, perché non è che le occasioni sono tante quelle che ci capitano, però palo, traversa, addosso, però è così. Verranno momenti migliori, insomma, ecco. Allora, l'Arezzo che si schierava con 4-3-2-1 con Antonelli in porta, poi Casulla, Tecea, Tecchini e Mencucci in difesa, Arzè, Di Verdi e Baracchi in mezzo, Nocchi, Di Fiori e Mazzini davanti, il gol della bandiera dell'Arezzo realizzato No. da Verdi. Sì. Vediamo il quadro, ecco che cosa è successo in questa giornata, la ripresa del campionato, la giornata numero 3, Padova, Sassuolo 2-2, l'Arezzo ha battuto 3-1 dalla Federazione Sammarinese, Gordige, Marcon 1-2, rinviata Perugia, Padova, crediamo, penso per il Terremoto. terremoto, Imolese, Castelvecchio 2-1, Team Ferrara, La Saponeria 6-0 e poi Permac, Vittorio Veneto, che non sbaglia un colpo, ha battuto 1-0 anche l'Udinese. Per questa classifica che adesso vediamo,
in testa, punteggio pieno, proprio Vittorio Veneto a 9, poi a 7 New Team Ferrara, Marconne, Padova, a 6 Castelvecchio, 5 Sassuolo, 4 Perugia, 3 Udinese, Sammarinese, Imolese, 1 Gordige e Arezzo, Virtus Padova e La Saponeria a quota 0. Nel prossimo turno l'Arezzo giocherà con il Padova. Che a vedere insomma sembra una delle migliori di questo girone, anche se ancora siamo all'inizio. Sì, diciamo, noi in realtà ce la possiamo giocare con tutti, ci vorrebbe un po' di fortuna e un po' più di precisione nelle conclusioni, poi grossi problemi non è che li abbiamo. Ora domenica ci sarà anche, può darsi per due domeniche, la squalifica di Verdi, quindi saremo un po' di difficoltà anche lì a centrocampo, forse una ammonizione proprio strana, l'arbitro capì una cosa e fu detta un'altra cosa, però ci sta anche che, come se ne è parlato poi anche in Corriera, che non bisogna stare zitti, non esiste l'arbitro, diciamo, quello che ha detto è fatto. Anche le donne protestano. Non è che ci vanno di scartina, insomma. Ma gli arbitraggi nei confronti, diciamo, ecco, nel calcio femminile, ovviamente anche i tipi di interventi, anche i falli, magari penso siano ovviamente i paragoni più difficili da fare, possono esserci delle somiglianze, ma l'atteggiamento degli arbitri nei confronti delle donne com'è? No, è uguale. È uguale, non c'è differenza. Soltanto nei settori giovanili forse qualcuno pensa qualcosa di più, ma sono uguali, no, non c'è. Anche perché i falli sono sempre gli stessi, certo. Non è che c'è altre cose se le dicono col fiato. Allora, dopo nella seconda parte magari continuiamo il discorso, invece con Andrea Tuzzi possiamo fare un po' una panoramica di questo inizio di stagione delle giovanili dell'Arezzo. La scorsa settimana avevamo Elvis Abbruscato che ovviamente ci ha parlato di quella che è la sua visione di calcio, anche comunque abbastanza soddisfatto per come stanno andando le cose. Lui è un po' l'emblema chiaramente di... anche il simbolo, se vogliamo, no? Di questo settore giovanile. Che bilancio si può fare, insomma, per queste questi primi due mesi? Ma allora, il bilancio è sicuramente positivo. Come ben si sa, insomma, è il primo anno che vengono fatte 6 squadre, quindi la difficoltà logistica che ci accompagna ormai è nota. Speriamo che di essere comunque a una buona soluzione. Chiaramente questo comporta delle problematiche, però comunque sia gli obiettivi che ci eravamo dati erano quelli di proseguire il cammino, di accorciare, diciamo, il gap che avevamo nei giovanissimi e negli allievi rispetto per esempio all'anno scorso, che insomma avevamo iniziato come primo anno, e devo dire che specialmente con i giovanissimi insomma siamo, diciamo, sulla strada giusta. Il discorso degli allievi, come abbiamo detto anche l'altra volta, è ben diverso, perché insomma, non facendo la squadra di mezzo, la squadra è composta per la maggior parte da ragazzi del 2001, quindi sott'età, e quindi ci vorrà un po' più di tempo. Il discorso della Beretti è un discorso che comunque, diciamo, va da sé, tra virgolette, perché comunque sia lì l'obiettivo, come ha spiegato bene il mister, è quello di far esordire qualche ragazzo, quindi insomma, al di là dei risultati che lasciano il tempo che trovano, a livello giovanile conta sempre il percorso che si fa di ogni ragazzo. Per i piccolini, diciamo che chiaramente il gap è alto, perché è il primo anno che noi ci confrontiamo, è il primo anno che mettiamo insieme questi ragazzi. Hanno fatto tre partite, mi sembra, come professionisti. Loro non avevano mai fatto una partita con le squadre professionistiche. Devo dire che secondo noi abbiamo, vedendo anche le altre squadre, siamo riusciti a mettere insieme, diciamo, dei ragazzi che possono avere una buona prospettiva. La cosa importante su cui ci siamo, diciamo, su cui abbiamo investito è appunto il discorso allenatori, perché è sicuramente la base.
Senza quello purtroppo non possiamo sperare di poter far niente. E lì devo dire che siamo, non so, forse saremo stati fortunati, però abbiamo veramente, siamo molto contenti di tutti i nostri allenatori e del percorso che stanno facendo anche loro, insomma. Chiaramente la nostra punta di diamante è sia Elvis Abbruscato sia Sandro Violetti, che ormai insomma sono, tra l'altro sta facendo il corso di seconda categoria, quindi insomma avremo a breve anche un ragazzo molto qualificato all'interno della nostra struttura. Citavi prima le strutture, sembra, ecco, che al di là di quanto, perché comunque già Pratantico per la Berretti, non sì. So se anche altre squadre come sono messe. Sì, ringraziamo chiaramente il Comune, perché so che ha fatto uno sforzo incredibile per avercelo dato, diciamo così, in anticipo. Pratantico noi lo utilizziamo dal lunedì al venerdì per la squadra Berretti, e poi il giovedì e il venerdì invece lo utilizziamo anche per i ragazzi più piccoli. Quindi insomma, è già un supporto rispetto sì, a prima. Sì, sì. Diciamo di sì, insomma. E poi l'obiettivo ovviamente è anche l'altra sì, struttura delle caselle, è anche, no? Anche l'altra struttura. Per noi come settore giovanile soprattutto il discorso del campo sintetico, perché ci permetterebbe anche di, per esempio loro vanno, i giovanissimi nazionali vanno sempre a Ruscello. Che quindi, è un insomma, po' scomodo. Da un punto di vista logistico e per i trasporti, insomma, è un bello sforzo. Certo. Poi, insomma, le caselle sarebbe ideale anche per come è raccolto, per la grandezza, poi ovviamente lo conosci. È comunque una struttura in città, esatto. Quindi ci permette di, nel giro di un paio di chilometri, poi avremmo quasi tutte le squadre, quindi insomma, sarebbe la ciliegina sulla torta, diciamo. Allora, diamo un'occhiata al campionato Berretti, dove l'Arezzo alterna vittorie in casa. Finora la squadra Amaranto è riuscita in casa a fare bene, invece in trasferta invece le cose purtroppo sono andate in modo diverso. Qui vediamo infatti la sconfitta per 2-0, una gara che si è sbloccata nel secondo tempo al 20° minuto, dopo che l'Arezzo aveva avuto anche qualche occasione, l'aveva avuta anche il Cubio, molto bravo Garbinesi, e poi l'Arezzo ha subito il gol dell'1-0 con Genghini in mezzo, ha tentato ovviamente di andare all'attacco, l'Arezzo ovviamente si è scoperto e poi è arrivato il raddoppio di Bucci, e quindi Arezzo ha battuto 2-0. Prato che ha battuto la Lupa Roma 5-1, Livorno Carrarese 1-0, Siena Lucchese 0-0, Tutto Cuoio Pistoiese 1-0, e dunque l'Arezzo che si trova comunque sempre a contatto, comunque non lontanissimo dalle prime posizioni, soprattutto grazie al bottino in casa, e sabato c'è il derby alla Nave con il Siena, quindi finora è andato bene, la prima squadra ha vinto, gli allievi e i giovanissimi hanno vinto, e quindi manca la Berretti. E quindi speriamo, anche se sarà dura, perché il gruppo che ha il Siena è un gruppo importante, l'anno scorso hanno fatto le finali allievi nazionali, quindi insomma è un gruppo importante, però insomma, in casa ci siamo sempre comportati bene, quindi sicuramente ci faremo valere. Si gioca alle 2:30 o alle 3? 2:30. 2:30, quindi con l'ora cambiata, alle 14:30 alla Nave. Allora, ci fermiamo un attimo, tra poco vedremo anche i risultati degli allievi dei giovanissimi e andremo a conoscere i giovanissimi che sono con noi qui in studio. Ci vediamo tra poco. Allora, ripartiamo con la nostra panoramica sui campionati giovanili dell'Arezzo, e allora scendiamo e vediamo gli allievi Amaranto, che sono stati battuti 3-1 dalla Carrarese, che è passata subito in vantaggio con Lucchesini, poi il 2-0 di Cattani, Ricci ha ridotto le distanze, e poi Scaletti che ha ridato il nuovo +2 alla Carrarese, dunque è la quarta sconfitta, ci dicono, dall'Arezzo, quarta sconfitta consecutiva per gli allievi. E quindi vediamo cosa è successo: Modena Pontedera 0-2, Gubbio Siena 5-0, Livorno Prato 2-3,
Lucchese Tutto Cuoio 2-2, Pistoiese batte Viterbese 1-0. Il Prato, vediamo anzi la classifica, che io ho, eccola qua, sì, questa è giusta, Prato 18, Pontedera 12, Livorno 10, Viterbese, Gubbio, Modena e Siena 9, Lucchese 8, Pistoiese 7, Carrarese 6, Tutto Cuoio 5, Arezzo 3. Ci dicevi prima Andrea, ecco, questo fatto degli allievi diciamo è anche comprensibile, no? per il discorso che si faceva. Sì, no, no. È comprensibile sicuramente perché hanno cambiato... diciamo anche metodo di lavoro, perché poi una parte l'anno scorso era con me con i giovanissimi e una parte era con Sandro Violetti. Chiaramente lo scotto da pagare lo sapevamo che ci poteva stare. Devo dire che però insomma bisogna che un attimino i ragazzi stanno patendo un po' troppo la partita, perché durante l'allenamento viene fatto un buon lavoro e si stanno veramente impegnando come matti. Ci vuole chiaramente un po' più d'attenzione, un po' più di coraggio soprattutto, perché paghiamo troppo spesso paghiamo degli errori individuali evitabilissimi che durante l'allenamento magari non fanno, quindi c'è bisogno di che mentalmente insomma siano si adattino e siano un po' più pronti a quello che il mister poi gli chiede insomma. E allora vediamo anche i giovanissimi, è arrivato questo pareggio 1-1 con la Carrarese che è passata quasi subito in vantaggio dopo 7 minuti con Pietrilli su una ribattuta dal limite dell'area, l'Arezzo ovviamente è andato all'attacco, ha colpito una traversa e poi è riuscito dopo diverse occasioni a trovare il pareggio con Pezzola, poi nel finale altre occasioni, ma il risultato non cambia. Livorno Prato 3-1, Lucchese Tutto Cuoio 1-1, Modena Pontedera 3-2, Gubbio Siena 2-1, Pistoiese Viterbese 2-0. Vediamo anche la classifica, se riusciamo a vederla, con la formazione che diciamo è quella che sta regalando anche più soddisfazioni, eccola qua, Livorno e Modena a 15 punti, Prato 12, Gubbio 11, Tutto Cuoio, Arezzo e Carrarese a 10, poi Lucchese, Pistoiese 6, Siena, Viterbese 4 e il Pontedera, o città di Pontedera, a quota 0. Allora, andiamo a conoscere appunto questi tre amici dei giovanissimi che sono con noi questa sera. Allora, cominciamo da Claudio, giusto? Allora, raccontaci un po', prima di raccontarci qualcosa di te, raccontaci questa partita con la Carrarese. Nel primo tempo abbiamo avuto molte azioni, però le abbiamo sfruttate poco e c'era molto pressati dall'altra squadra. La loro difesa ogni tanto lanciava su palla lunga e pedalare e a un certo punto l'arbitro non fischia fuori gioco e la Carrarese fa gol, quindi dubbio fuori gioco sul gol della Carrarese, sì. Mettiamo le cose in chiaro. e dopo? Nel secondo tempo abbiamo avuto molte più azioni del primo tempo e poi abbiamo trovato il gol di Leonardo Pezzola. Ecco, Pezzola si dice, Pezzo. Che ho sbagliato prima, Pezzo. L'accento va su lei. E tu in che ruolo giochi? Terzino destro. Quindi dal tuo punto di vista è stata una partita impegnativa? Impegnativa, sì. Vai a scuola ovviamente, sì. Che scuola fai? Il tecnico sportivo. Ok, quindi hai scelto una scuola, insomma, ecco, vuoi fare questo? Sì, sì. Bene, poi andiamo a conoscere Daniele, sì. Sestini, eccolo qua. Allora, tu invece che cosa giochi? Esterno. Ok, quindi questa partita, però mi pare di capire, avete avuto diverse occasioni. Sì, soprattutto nel secondo tempo, quando insomma la difesa si è aperta e anche gli spazi si sono trovati più facilmente, però non l'abbiamo sfruttato, insomma. Quindi è un peccato perché insomma, poteva, sì, essere. Poteva trovare il gol. Ecco, l'obiettivo è vero che insomma, l'obiettivo è conoscervi, giocare bene, però immagino che comunque la classifica, i risultati, sì, un po' li guardate. Qual è l'obiettivo? Magari sicuramente far bene, magari ai playoff, se ce la facciamo, ma comunque l'obiettivo è crescere e far bene in questo campionato. Fin qui qual è la squadra che vi ha impressionato di più? Fin qui il Prato, però abbiamo da conoscere il Livorno che ha vinto appunto col Prato domenica, quindi è una bella squadra anche. E qua dove andate? A Pontedera.
che sembra sì, insomma, sono le partite più difficili, perché le potete prendere sotto gamba forse. Quindi vi dovete svegliare presto, cioè, non è lontanissimo però. Sì, comunque dobbiamo metterci in chiaro che comunque ha perso 3-2 a Modena, che comunque Modena è una bella squadra, quindi non sarà sicuramente una passeggiata. Giocare nell'Arezzo che significa per te? È sicuramente un orgoglio, perché quando nasci in questa città, ci cresci, vestire la maglia della tua città è sicuramente un orgoglio. Bene. Andrea, queste sono le cose che poi fa piacere sentire, no? Perché... sì, no? Perché poi si costruisce da qui, da prima anche. No? Assolutamente. Allora, Leonardo Verdelli, giusto? Sì. Ecco, siete tutti alti. Allora, che tu invece in che cosa giochi? Centrocampista. Centrocampista, centrale? Sì, sì, centrale. Quindi il gioco oppure lo compi? Il gioco. Quando ci sta palla. Ok, quindi fai anche gli assist agli attaccanti? Se capita. Se capita. Senti, tra le partite, quella che forse è stata, almeno a vedere, a leggere le cronache, quella col Siena è stata particolarmente emozionante. Sì, vabbè, però c'è anche da dire che il Siena, rispetto anche alle altre, era quella messa peggio, sì, sia tatticamente che tecnicamente. Invece noi, cioè, si è preso sotto gamba all'inizio, infatti siamo andati sotto 2-0, poi siamo iniziati ad andare a svegliarsi e creare diverse occasioni. E c'è stata la rimonta, 4-3 è finita poi, no? Mm-hmm. Quindi insomma un bel bottino. Tu invece in passato giocavi in altre squadre? Santa Firmina. E poi dal primo anno che giochi nell'Arezzo? Sì. Per te che significa vestire questa maglia? Vabbè, cercare il più possibile di arrivare in alto. Magari un giorno giocare in uno stadio. Ti piacerebbe? Lo segui anche come l'Arezzo, la prima squadra ogni tanto? Sì, sì, spesso. Sei tifoso, insomma, dell'Arezzo. Va bene, grazie ragazzi. Ecco, questo della rettinità, effettivamente, Andrea, no? È tanti anni che si aspettava un progetto così, e ci auguriamo, ecco, che possa proseguire. Sì, ma siamo ancora solo all'inizio, sì, insomma, perché uno degli obiettivi è proprio quello, insomma, di dare la possibilità ai ragazzi del territorio di poter fare qualcosa nel calcio che conta, insomma, senza per forza dover andare fuori per poter giocare a certi livelli. L'ideale sarebbe quello di passare di categoria, in modo che allora raggiungi il massimo livello possibile a livello giovanile, e quindi comunque, insomma, già ci stiamo attrezzando per il discorso dei tornei, quindi abbiamo già un cantiere per ogni categoria dei tornei importanti, insomma, perché come si è sempre detto, il confronto è quello che fa crescere più di tutti. Spesso vediamo anche allo stadio prima della partita, no? Ci sono iniziative in cui vengono chiamate anche le squadre del territorio, perché anche questo, come dire, è un argomento importante, no? I rapporti comunque con le altre realtà, siccome in passato, no, ci sono stati a volte qualche problema, c'è stato, come sono i rapporti anche con le società della provincia, da cui magari anche creare un rapporto di collaborazione per attingere, no, anche i giocatori, possibili giocatori? Chiaramente, iniziando adesso un progetto così, così importante, le società non sono così abituate come non lo sono mai state, insomma, perché non c'è mai stato questo tipo di, diciamo, di questo numero di squadre. Perciò le società, diciamo, che adesso sono in una situazione in cui cercano di vedere quello che succede, quindi sta a noi fargli vedere che si fanno le cose fatte bene, perché poi credo che ogni società, poi alla fine l'obiettivo sia quello di vedere uno dei ragazzi cresciuti da loro che possa fare il professionista, insomma, l'obiettivo, anche se magari a volte qualcuno non lo dà a vedere, l'obiettivo deve essere quello, insomma. Sì. E sono sicuro che è quello, quindi noi dobbiamo fare le cose seriamente, perché dobbiamo essere di supporto a queste società, perché certi livelli purtroppo li puoi fare solo con l'Arezzo, quindi, però dobbiamo essere comunque sia di aiuto a loro sotto tutti i punti di vista, per tutto quello che gli possiamo offrire, insomma. Ecco, l'Arezzo Calcio Femminile ha iniziato un rapporto proprio con l'Unione Sportiva Arezzo. Vediamo spesso anche le bambine, sì, prima delle partite. Come va questo rapporto?
Per ora va benissimo, speriamo che si consolidi e ci sia ancora più collaborazione. Abbiamo intenzione, infatti, anche nel futuro, di fare delle manifestazioni insieme. Forse noi siamo la società che ha più interesse, diciamo, a collaborare con l'Arezzo. Magari nel maschile non tutti sono così, si sente sempre parlare di quello, però è una cosa che stanno seminando bene l'US Arezzo con le società, come parlare. Anche perché prima. La federazione spinge in questa direzione, in questa, no? Direzione. Anche nel femminile e maschile. Sì, nel maschile, nel misto, insomma. Sì. E anche noi, diciamo, lavoriamo proprio per la maglia, per le ragazze d'Arezzo, perché effettivamente se vuoi fare una prima squadra, prenderne 5-6 di fuori hanno dei costi elevati, ecco, anche per dove stanno, trovare il lavoro, cioè non è facile. Non abbiamo dei grossi budget, quindi poi ci si arrangia. E fortunatamente abbiamo qualche anno che facciamo proprio da 5 anni in su, e ci sono diverse ragazze che vengono su veramente, veramente bene. Anche qualcuno ci conosce, anche perché facciamo nei campionati maschili, piccoli i primi calci, i pulcini, ci si difende abbastanza bene. Le giovanissime sono sempre come le categorie di età, cambiano un po' di più. E quindi è sempre difficile avere una squadra altamente competitiva. Ci vuole la fortuna di trovare 6 o 7 ragazze proprio che fanno gruppo e giocano per vincere, quello sì. Però non ci lamentiamo, anche sabato con la Pistoiese, no, con lo Scandicci, si è perso. Si è andati sul 2-0 e si è recuperato all'ultimo il pareggio, e quindi cominciano a crearsi il carattere, perché pareggiare le partite così non è facile, specialmente con le ragazze. Con la primavera, sera a Empoli, si è giocato contro il Castelfranco, una squadra che ci ha sempre, diciamo, quasi bastonato. Certo. Sì. Però questa volta il pareggio ci sta molto stretto, hanno pareggiato all'ultimo così solo un piccolo infortunio nostro di difesa. Lì siamo veramente abbastanza soddisfatti, perché come attacco è proprio una squadra molto offensiva. C'è da regolare un po' la difesa, che se prendi qualche gol di pronto, se ne è fatti 18 e presi 8. 2 vittorie e un pareggio, questa qui col Castelfranco. Però, diciamo, siamo parecchio soddisfatti. Ecco. Anche qui ci lavora la TS insieme a Francesco. L'ultima cosa che ti chiedo è, si parlava prima di strutture, voi avete Pescaiola soprattutto, sì, no? Allora, Pescaiola Lorentini. Sì. Parliamo di strutture. Meglio di noi. Perché anche noi diverse squadre, mezzo campo, un quarto, 3/4, l'orario un po' avanti, un po' indietro. Avere un campo nostro sarebbe un miracolo, diciamo. Parliamo di miracoli, va? Ecco. Bene, io ringrazio molto Andrea Tuzzi, grazie di essere stato con noi, grazie a Massimo Tucci. Grazie a voi. In bocca al lupo, ragazzi, per il vostro campionato. Ci rivediamo mercoledì prossimo.